casa vostra succeda questo? Bene, forse è il caso di acquistare una videocamera di sorveglianza. Oggi guardiamo le videocamere di sorveglianza della D-Link, modello 492L e modello DSC 392L. Il punto forte di entrambe queste videocamere è il fatto che siano wireless, quindi possiamo comodamente posizionarle e metterle in rete tramite wifi e senza l'uso obbligatorio di cavi, a parte ovviamente quello di alimentazione. E qual è la differenza sostanziale tra queste due videocamere di sorveglianza? Beh, il modello 492L è dotato di encoding video H.264 fino a 30 frame al secondo con una risoluzione massima di 640x480, stessa risoluzione per il modello 392L, soltanto che abbiamo un encoding motion JPEG per massimo 20 frame. Entrambe godono della modalità notturna, quindi anche in completo buio è possibile registrare ciò che avviene all'interno di casa vostra o piuttosto che della vostra attività commerciale. Altra feature interessante che è la punta di diamante di questi prodotti è il fatto che attraverso l'account MyD-Link è possibile da qualsiasi punto del mondo visualizzare l'attività delle proprie videocamere e quindi registrare tutto ciò che avviene all'interno del vostro appartamento e visualizzarlo direttamente ovunque voi siate nel mondo. L'importante è che ci sia una connessione ad internet. Questo è anche possibile attraverso il vostro smartphone grazie alle apposite applicazioni. Quindi andiamo a vedere cosa troviamo all'interno di queste confezioni. Aprendola in maniera molto veloce, il bundle non è ricchissimo, ma c'è ciò che basta per far funzionare queste videocamere di sorveglianza. All'interno della 392L troviamo la videocamera stessa, troviamo un cavo di rete LAN LG45 per la prima configurazione nel caso non aveste una wifi o non aveste sul router il tasto VPS. Comunque più avanti nel video vedremo come configurare le nostre videocamere di sorveglianza. Troviamo il cavo di alimentazione, troviamo due tasselli per appenderla al muro e troviamo la documentazione. La documentazione è composta da un Quick Installation Guide e da un manuale contenente la documentazione digitale e i software di corredo e la garanzia del prodotto. Mentre all'interno della 492L non troviamo documenti cartacei, troviamo solamente il CD di installazione. Quindi quest'oggi parleremo appunto di queste videocamere di sorveglianza. Più in là nel video troveremo giusto la configurazione, l'accesso ai pannelli e come accedere online ai vari menu per visualizzare ciò che avviene all'interno del nostro appartamento. Io sono Angelo e questa è la recensione delle videocamere di sorveglianza D-Link. La configurazione delle nostre videocamere è piuttosto veloce, inseriamo il CD all'interno del computer e dopo aver accettato i termini di utilizzo andiamo avanti. Ci troveremo di fronte a tre tipi di installazione: una attraverso il MyD-Link account, che permette la visualizzazione online delle videocamere; la seconda è un'installazione standard, mentre la terza permette di gestire fino a 32 telecamere sul proprio computer. Scegliamo quindi la lingua di installazione e andiamo avanti. Il computer ci chiederà se il nostro router è dotato di tasto VPS, funzione che permette di configurare velocemente un apparecchio sulla rete senza inserire la password del wifi, eccetera eccetera. Quindi andiamo avanti e posizioniamo come meglio crediamo la nostra videocamera di sorveglianza. Andiamo avanti ed inseriamo quindi l'alimentazione
nella nostra videocamera. Quando si accenderà, premiamo per 3 secondi il tasto VPS dietro la nostra videocamera di sorveglianza e altrettanto faremo sul nostro router. Quando la luce del LED della videocamera diventerà verde, andremo avanti e il sistema rileverà sulla rete la nostra videocamera, mostrandoci quindi l'indirizzo IP, l'ID MAC e il nome del dispositivo. Andiamo ancora avanti per l'inserimento della nostra nuova password che permetterà la configurazione online della nostra videocamera attraverso l'apposito pannello. Scegliamo la nostra password e andiamo avanti. Nella nuova schermata ci verrà richiesto se abbiamo già un account MyDLink attraverso il quale potremo vedere da qualsiasi posizione nel mondo l'attività delle nostre videocamera. Se non c'è della nostra videocamera, se non abbiamo un account, ne creeremo uno nuovo inserendo appunto l'email, la password e il nostro nome e cognome. Una volta accettati i termini e le condizioni di utilizzo di questo servizio, andiamo avanti. Dopo che il sistema avrà effettuato la registrazione, aggiungerà il dispositivo all'interno dell'account. Verrà inviata ovviamente un'email di verifica al proprio indirizzo email appena registrato e nell'ultimo step possiamo già vedere il risultato, quindi vedremo la nostra videocamera e la sua attività, ecco, come potete vedere, già online e perfettamente funzionante. Vedremo il numero del MyDLink, i nostri dati appena inseriti e permetterà di accedere immediatamente alla pagina oppure di uscire dopo per poi accedere in un secondo momento per la prima volta e di installare quindi le nostre videocamere di sicurezza di Link. Proviamo ad accedere al pannello di amministrazione e di controllo di una di esse. Parliamo del modello DCS 942L, scusate, che è il modello più nuovo prodotto e commercializzato da D-Link. Per farlo abbiamo il nostro browser e inseriamo l'indirizzo IP della nostra videocamera di sorveglianza. Inseriamo quindi le credenziali di accesso. Queste sono le credenziali che sono state scelte al momento della prima configurazione che abbiamo visto prima. Ed accediamo al pannello. Ho sbagliato la password. Proviamo a vedere, ok, adesso è giusto, eccomi qui. Potete dunque vedere l'interfaccia grafica del pannello, è molto simile a quelle di NAS piuttosto che di router o switch, managed, eccetera, eccetera. L'interfaccia è appunto user friendly, nella parte alta troviamo le varie macro sezioni di questo pannello di amministrazione. La principale è questa, dove possiamo appunto vedere le immagini live della nostra videocamera di sorveglianza, al di sotto della quale possiamo notare che ci sono dei tasti funzione. Abbiamo dei tasti che vanno dall'1 al 4 che identificano i profili e i preset. Ogni preset può essere configurato ovviamente in maniera differente per quanto riguarda la registrazione dei video, la qualità, quanti frame, la compressione e l'encoding video. Poi abbiamo la possibilità di visualizzare le immagini in full screen. Possiamo scattare delle immagini direttamente dalla videocamera di sorveglianza e salvarle sul computer, oppure far partire un video, cosa che comunque in automatico la nostra videocamera fa ogni qualvolta rileva del movimento. Il movimento potete notarlo qua dove sto puntando il mouse, perché c'è questo omino che lampeggia ogni qualvolta, potete vedere, riceve un segnale di movimento. In questa cartella invece, che possiamo notare a fianco al tasto di registrazione, permette di selezionare la locazione di dove salvare immagini e video.
possiamo poi abilitare o disabilitare il microfono della videocamera di sorveglianza, oppure effettuare lo zoom, cosa che adesso non faccio perché non farei altro che zoomare potentemente sulla mia faccia. Quindi passiamo al pannello principale, che è quello del setup. Possiamo notare che sulla destra notiamo l'help che ci può dare una mano per capire meglio le varie funzioni di tutto questo pannello di amministrazione, mentre sulla colonna di sinistra troviamo tutte le micro sezioni che vanno appunto a scoprire tutte le funzioni di questo pannello. La prima sezione riguardante un wizard setup, una cosa veloce, che permette la configurazione veloce delle impostazioni internet e di rete, che possono essere fatte in maniera automatica o manuale, cosa che poi comunque andremo a vedere scorrendo nei vari menu, oppure impostare velocemente tutti i parametri che riguardano il motion detection della videocamera, quindi quando attivare e la sensibilità appunto del sensore che rileva il movimento. La seconda sezione è quella riguardante la rete e quindi le impostazioni di LAN, le varie porte, se utilizziamo un protocollo OPNP e per quanto riguarda invece i servizi Apple con appunto servizio Bonjour eccetera eccetera. Passiamo poi alla sezione wireless, che permette di configurare appunto la nostra videocamera di sorveglianza in modalità appunto senza fili e wifi, e possiamo impostare appunto la nostra rete inserendo il tipo di cifratura, la chiave, e salvare le impostazioni. Possiamo passare poi al menu Dynamic DNS, questo ci consente di effettuare direttamente un accesso a questo pannello e quindi alla rete interna attraverso un relink da DDNS. Ci sono molti siti tipo NoIP o di link DDNS, che è proprio il servizio di link che permette appunto l'accesso e il relink alla propria rete interna attraverso la rete esterna. Passiamo poi, eccomi di nuovo, al pannello di setup delle immagini. Qui appunto possiamo rivedere la parte del live video e al di sotto del riquadro possiamo aggiustare quelle che sono le impostazioni di saturazione, contrasto, luminosità, che tipo di illuminazione, se siamo all'interno o all'esterno di un edificio, di una stanza, eccetera eccetera, oppure il bilanciamento del bianco, che è fatto in maniera automatica o manuale, così come la velocità dell'otturatore dello shutter. Passiamo alle configurazioni audio e video, e qui ritroviamo i preset e i profili di cui vi parlavo prima. Potete vedere che ogni profilo permette appunto il settaggio di vari parametri. Possiamo cambiare l'encoding H264 piuttosto che JPEG MP4, la risoluzione, che va dai 640x480 fino ai 160x112, ovviamente minore sarà la risoluzione, minore sarà la qualità, così come minore sarà anche lo spazio che un video richiederà. Possiamo modificare i frame da 30 ad 1, possiamo decidere se far switchare dalla modalità giorno alla modalità notte in maniera automatica, quindi in base al rilevamento della quantità di luce da parte della videocamera, o piuttosto farlo noi manualmente, quindi dicendo di tenere sempre la modalità notte attiva o la modalità giorno. Possiamo appunto anche modificare i parametri dell'audio, e poi abbiamo le altre classiche funzioni e settaggi che troviamo su tutti i router, su tutti gli apparecchi di rete, quindi la configurazione dell'ora e lo switch automatico e la sincronizzazione automatica tramite web dell'ora. Possiamo
mandare tramite FTP o email direttamente dei video direttamente da questo pannello. Stessa cosa possiamo fare con la parte snapshot, possiamo fare delle fotografie con la nostra videocamera di sorveglianza e mandarle direttamente tramite questo pannello su internet o inviarcele a un indirizzo FTP o indirizzo email. Poi un pannello fondamentale, un menu fondamentale è quello dell'SD recording che ci permette appunto di andare a toccare quei parametri che riguardano il salvataggio del filmato sopra la memoria SD che D-Link mette all'interno delle nostre videocamere di sorveglianza. In questo caso sono da ben 16 giga. Possiamo decidere se effettuare la registrazione soltanto quando la videocamera riceve un segnale di spostamento o un movimento, quindi non sempre, oppure solo quando decidiamo noi determinate ore di determinati giorni, oppure fare in modo che venga registrato sempre tutto quello che succede, a prescindere da se ci siano movimenti o se non ci sia nessun movimento. Possiamo decidere se registrare dei video oppure registrare solo una serie di foto. Abbiamo quest'altro pannello, quest'altro menu che invece ci permette di configurare la sensibilità della videocamera per quanto riguarda il motion detection, quindi la sensibilità al movimento, aumentarlo o diminuirla. Ovviamente l'aumentare la sensibilità di movimento ci permette un'accuratezza nella registrazione dell'immagine, nell'avvio delle immagini migliore, però dall'altro canto può capitare se per esempio abitiamo in case con animali domestici, eccetera. Si venga attivata la videocamera soltanto al passaggio di un semplice animale, e quindi l'aumentare dello spazio è considerevole perché attivandosi sempre la videocamera andrebbe a registrare sopra la memoria interna. Quindi l'altro menu è l'SD Management. Cosa ci consente di fare? Ci permette di visualizzare tutti i filmati che sono stati registrati all'interno della SD. Vengono ovviamente salvati all'interno di cartelle riportanti la data della registrazione. Vabbè, in questo caso la data non è corretta, però. E possiamo trovare, eccoli qui, tutti i video che sono stati registrati sulla SD. Per avviare un video basta premere avvi e si potrà scaricare o avviare direttamente la riproduzione del video tramite un player installato sul computer, proprio player. Ultima sezione è quella di logout e possiamo passare a quella di mantenimento, quindi maintenance. Abbiamo la possibilità di modificare la password di amministratore oppure di aggiungere degli user account. L'aggiunta di user account permette l'utilizzo di determinate funzioni a un utente piuttosto che ad un altro, così come il mio accesso può avere dei parametri differenti piuttosto che l'accesso di una seconda o terza persona. Passiamo al sottomenu System, che permette di salvare le impostazioni di questo pannello direttamente sul computer o di caricarle dal computer se precedentemente salvate. Possiamo effettuare l'upgrade del firmware, caricando direttamente dal computer il nostro file. Poi abbiamo lo status, altra sezione che riporta le informazioni principali della videocamera, così come il modello, gli indirizzi IP, eccetera, eccetera. Abbiamo un log di sistema, quindi
quando viene streamato un video, eccetera, eccetera, tutte le funzioni, tutto quello che è stato fatto. E poi c'è la pagina di help che ci consente di rispondere a alcune nostre domande nel caso ce ne ponessimo, se non riusciamo a capire qualcosa all'interno di questo, di questo menu che trovo decisamente comodo e trovo decisamente veloce e user friendly. Questo è il menu del modello DCS942L, il menu dei modelli precedenti come il 932L è molto simile, sono tutti molto simili e sono molto funzionali, ecco, questo è funzionali, offrono un mucchio di parametri molto molto utili. Come fare dunque a monitorare l'attività delle nostre videocamere di sorveglianza che abbiamo installato? È molto semplice, ci basta quindi avere un computer che sia portatile o fisso, non fa differenza, e una connessione a internet. E ovunque voi siate, basterà accedere al sito internet eu.mydlink.com, inserire le credenziali del proprio account che avete scelto in fase di registrazione delle videocamere ed accedere alla propria pagina personale. La pagina personale è molto semplice, abbiamo quindi il My Device dove possiamo trovare l'elenco delle videocamere che abbiamo installato e registrato sul nostro profilo, la parte centrale che riguarda il live view, quindi la parte che ci permette di visualizzare ciò che la telecamera sta riprendendo, e una parte del setting che adesso andremo a vedere. La parte centrale ci permette di modificare alcuni parametri veloci della videocamera, così, per esempio l'illuminazione dell'immagine oppure lo zoom dell'immagine stessa. Abbiamo anche la possibilità di scattare qualche fotografia per poi rivederla con più calma. Possiamo dalla pagina setting invece della videocamera di sorveglianza attraverso questa pagina modificare alcuni parametri che riguardano, cioè in primis possiamo visualizzare le informazioni quindi il modello e il numero seriale che viene registrato sul proprio account, il MAC address e la data di attivazione della videocamera stessa. Possiamo modificare la password di amministratore e di gestione del pannello della videocamera, quello che abbiamo visto poc'anzi, oppure tramite il tasto Advanced Setting entrare direttamente all'interno del pannello della nostra videocamera per modificare tutti i parametri che abbiamo visto prima. Per switchare su un'altra videocamera è molto semplice, basta selezionare l'altro modello dalla colonna di sinistra e subito, come potete vedere, si passerà all'altro modello. Nel caso della 932L le impostazioni sono un pochino di più, abbiamo quindi la possibilità di abilitare o disabilitare il microfono interno per poter sentire tramite le casse del proprio PC cosa avviene all'interno dell'area video sorvegliata, poter switchare in maniera manuale, automatica e nella modalità notturno diurna, oppure anche in questo caso scattare un'immagine dalla videocamera stessa. Quindi è molto semplice ed è molto comodo l'utilizzo di questo servizio, ovunque voi siate potrete quindi accedere e visualizzare l'attività delle vostre videocamere. Cosa fare nel caso non aveste a portata di mano un computer? Molto semplice, se avete uno smartphone dotato di Android oppure di sistema Apple, potrete tramite il comodo software MyDlink Lite accedere a questo servizio e visualizzare direttamente sul vostro terminale, sul vostro smartphone, l'attività delle videocamere. Quindi, che dire, ottimo servizio, videocamere che regalano ottime performance e ricche di opzioni e permettono una videosorveglianza eccellente sotto tutti i punti di vista, grazie alla memoria integrata che permette la registrazione automatica dei filmati.
grazie appunto al servizio online che permette di appunto monitorare l'attività ovunque voi siate. Io sono Angelo e conseguiteci su extremehardware.com.